Salve ancora una volta del vostro Sant'Enciani. Beh, visto che oggi stiamo già al 24 dicembre, come passa il tempo? Già è 24 dicembre. Un altro anno è passato. Allora, mezz'ora fa mi sono seduto sul divano e mi sono messo a pensare a come passa il tempo e uno invecchia e come bisogna fare attenzione, perché nella vita bisogna coltivare la saggezza, che non tutti i vecchi sono anziani, perché una cosa è che ti passa il tempo e che invecchi, che ti trovi a essere vecchio, ma un'altra cosa è che acquisti esperienza e trasformi attraverso di essa la conoscenza in saggezza, quindi diventi anziano. Non tutti gli anziani sono vecchi, molto vecchi. Non tutti i vecchi sono anziani. Infatti il famoso vecchio rincoglionito o vecchio verde non è né saggio né E anziano. purtroppo di questi tempi, beh, sin da quando io ero giovane, i vecchi e meno vecchi, rincitrulliti, rincoglioniti, verdi, ne ho conosciuti molti. Vecchi porci. Invece sarebbe bello che la gente invecchiasse e acquisisse esperienza e anche saggezza, perché la saggezza è ciò che trasforma una persona vecchia in un anziano, perché ha ansia per qualcosa, ansima per qualcosa. Invece vecchi siamo tutti. Io ho 46, con rispetto a uno di 26 sono vecchio. Invece uno può avere 46, 86, ma essere anziano, stare diventando anziano, perché pondera le cose saviamente ed è diverso che invecchiare semplicemente. Tutte le persone sono degne di rispetto, anche i vecchi, ma non crediate che il rispetto di cui si parla per i vecchi è un rispetto perché tutti i vecchi che hanno tanti anni se lo meritano. No, ci sono gli anziani e i vecchi. I vecchi semplicemente gli ha passato il tempo addosso, ma non hanno nessuna esperienza, non hanno nessuna conoscenza, non hanno nessuna saggezza. Gli anziani sono un'altra cosa. Sono dei vecchi che hanno acquisito esperienza tale e anche saggezza di spirito, per cui ecco la differenza tra vecchio e anziano. Il vecchio L'anziano può semplicemente è essere invecchiato. una guida, L'anziano è un vecchio un che ha saggezza modello interiore. ispiratore per i giovani. Invece il vecchio no. Purtroppo molti oggigiorno sono vecchi. Molte volte l'unica cosa che può fare un nonno o un padre è vedere la tele col figlio. Non ha nulla da raccontargli. Invece un anziano gli conterebbe delle cose del mondo, di come acquisire esperienza, dell'esperienza che ha acquisito lui, non di come usare il controllo remoto della televisione. E queste sono le riflessioni che faccio ogni tanto col passare del tempo, perché le feste ci ricordano che un altro anno è finito, anche a Pasqua. Quando c'è un'altra Pasqua vuol dire che è passato un anno. Ed è passato un anno dall'ultimo Natale, poi avrà passato un anno il 26 gennaio dall'ultimo mio compleanno. E così sono tanti gli onomastici del tempo che muore, e noi con lui, lentamente. Adesso guardate come trema il mio cane, poverino, perché gli scemi per Natale iniziano a sparare petardi. E oggi che stiamo alla vigilia ne hanno sparati più di ieri e l'altro ieri. Ma sta letteralmente tremando il mio cane. Non è possibile che si sparino petardi per Natale, botti per Natale. Guarda come trema. Sente un petardino e trema. Io ho paura che si prenda un infarto. Vi prego, non sparate petardi e botti, soprattutto le stelle d'artificio, i fuochi, perché
i fuochi pirotecnici, soprattutto a Natale, che senso ha? Guardate come trema il mio cane. Non so se si vede, ma c'è delle convulsioni, dei tremolii. Vabbè, che ci puoi fare? Da un po' di anni a questa parte si sparano botti pure a Natale. Quindi mi raccomando, cercate di coltivarvi, perché gli anni vengono da soli e voi vi ritroverete sempre più vecchi. Ma se vi dedicate solo agli ozi, a bere, a fumare, a drogarvi, a fare tardi, e non coltivate qualche interesse, qualche passione nella vita, poi quando sarete vecchi, ecco, sarete soltanto vecchi, non saggi, non anziani. Invece coltivate delle letture, coltivate dei passatempi, coltivate delle cose intelligenti che vi aiutino a migliorare come persone, anche per crearvi dei ricordi. Quando sarete vecchi, vi ricorderete di cose molto importanti. E allora avrete la saggezza dell'anziano. Anch'io cerco di coltivarmi ogni giorno e di leggere qualcosa. Come avrete potuto vedere dai miei video, io ho un'importante biblioteca composta da tre mobili E e molti molti libri. libri. Cerco di leggere ogni giorno qualcosa. Quali Fatelo esempi anche voi. mai Di virtù morale e condotta etica troveranno i giovani nei vecchi di oggi, nella classe dirigente e nei responsabili delle istituzioni, nei funzionari pubblici, nei professori, nei maestri, nei poliziotti, nei deputati, nei senatori, nei dirigenti, nei politici, negli industriali. Quante persone di coscienza e mature ad orientarli? Io non lo so, non credo che ne trovino qualcuno. Ecco, spiegarsi la deriva morale ed etica del nostro paese. È una Non ci sono responsabilità di anziani, ci tutti sono noi. solo vecchi. Correggere le cose, migliorare il paese, migliorarci come persone per migliorare gli altri, dando l'esempio, migliorare le istituzioni dall'interno. Ognuno di noi deve cambiare. Solo se acquisirà esperienza, il tempo non sarà passato invano. E allora la saggezza lo trasformerà, lo trasmuterà in anziano quando sarà vecchio. Altrimenti rimarrà un coglione vecchio o un vecchio coglione, rimbambito e vecchio porco. Invece bisogna approfittare il tempo che ci è dato vivere per trasformare la conoscenza e l'istruzione attraverso l'esperienza e il buon senso in saggezza. Quello è un anziano. Come il vecchio capo delle tradizioni degli indiani del Nord America, dei nativi, dei popoli nativi del Nord America, che veneravano l'anziano perché era la guida, il leader, il capo, perché guidava con la sua esperienza, per quello era un vecchio anziano, non era solo vecchio. Beh, vi lascio in questa vigilia di Natale, buon Natale a tutti.